Benvenuti, siamo con Cristiana Alfonsetti e Riccardo Zingarelli, ingegneri incaricati della redazione del progetto per la realizzazione del polo tecnologico di Barisciano, un sito utile per stoccare e trattare le macerie provenienti dai crolli del terremoto aquilano e dei centri del cratere. Un progetto che rischia di arenarsi, perché ce lo racconta l'ingegner Zingarelli. Allora, c'è stata finalmente una riunione per effettuare la valutazione dell'impatto ambientale del sito. Questa necessità e urgenza di effettuare questa valutazione, considerata l'importanza per la ricostruzione dell'Aquila, è stata ribadita addirittura da una ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 4014, che esattamente all'articolo 2.5 dice che l'acquisizione per la valutazione di impatto ambientale venivano ridotti della metà e detti termini avevano carattere essenziale e perentorio. Quindi è stata chiesta e ribadita dal soggetto attuatore, il sindaco di Barisciano e dal commissario delle macerie, l'importanza di poter essere discussa dal Comitato. Questa richiesta è stata completamente disattesa dalla direzione, in particolare dall'architetto Sorgi, che ha ritenuto questa opera della stessa valenza di un qualsiasi fotovoltaico della provincia di Chieti, di Civita Luparella e di qualsiasi altro intervento. Gli stessi commissario e sindaco di Barisciano sono stati oltre 3 ore in attesa a chiedere che comunque la seduta non venisse bloccata, ma fosse comunque si potesse continuare. L'architetto Sorgi ha ritenuto che questa cosa non si poteva fare. Ora, che cosa comporta questo? Comporta che non si sa quando e come verrà discussa, è una delle opere necessarie per ripartire per la ricostruzione dell'Aquila, verrà ritardata a tempo indefinito. Ora, non so se questa vicenda credo che sia di interesse, noi abbiamo ritenuto opportuno metterla a conoscenza dei cittadini. E vorremmo anche sapere, visto che poi la settimana prossima ci saranno le elezioni nel comune più grande del cratere che è l'Aquila, e siamo cittadini dell'Aquila, vorremmo sapere da parte dei sindaci e in particolare di chi attualmente è vicepresidente del Consiglio. Consiglio regionale, dottor Giorgio De Matteis, l'assessore della materia dell'architetto Sorgi, il dottor Gianfranco Giuliante, il sindaco dell'Aquila, che cosa voglio dire? Qual è il giudizio in merito su questa cosa? Ci possiamo permettere di rimandare di mesi l'attivazione di questo polo per le macerie del terremoto? Grazie. Allora, ricordiamo che l'architetto Sorgi, Antonio Sorgi, che è direttore degli affari della presidenza della giunta regionale, quindi è il direttore a stretto contatto con il presidente Gianni Chiodi, che è anche commissario per la ricostruzione. Ingegnere Alfonsetti, perché l'impianto di Barisciano è così importante per l'avvio della ricostruzione? Il polo tecnologico di Barisciano è fondamentale perché sarà a servizio di tutti i comuni del cratere. Ad oggi è attivo soltanto l'impianto della ex Teges a servizio del comune dell'Aquila e nel polo tecnologico di Barisciano potranno essere trattate e recuperate tutte le macerie provenienti dai crolli causati dal sisma del 6 aprile 2004. E quindi 2009, e quindi potremmo recuperare questo materiale che potremmo utilizzare per eventuali ripristini, sottofondi stradali, la ricostruzione delle nostre stesse città e delle nostre frazioni. E il polo poi contiene una discarica dove potranno essere smaltiti la minima percentuale dei prodotti che non potranno essere riciclati dopo il trattamento dei rifiuti. Per cui oggi mi sento particolarmente affranta, soprattutto come cittadina aquilana, perché vedo sempre più lontano,
l'avvio della ricostruzione della nostra città e di tutti i comuni del cratere. Sì, eppure ingegner Zingarelli, la strategicità del polo tecnologico di Barisciano era stato sancito anche in un decreto del commissario Gianni Chiodi già dal marzo del 2011 ed era stata stanziata una prima somma. Ora io non riesco a capire come Aquilano, forse anche come tecnico, come è possibile. Addirittura c'era stato un protocollo d'intesa precedentemente fra Regione, Provincia, Comune dell'Aquila e Barisciano. Poi c'è stato un decreto del commissario Chiodi. C'è stata una ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Che cosa vogliono? Vogliono che venga Benedetto XVI a benedire questo impianto? Ne abbiamo bisogno come cittadini aquilani e quindi rimandiamo e consideriamo, siamo forse sempre considerati alla stregua dei paria. Cioè, voglio dire, non è importanza per Sorgi o per chi probabilmente delega Sorgi un impianto del genere. Quindi io penso comunque su questo sfogo che sia opportuno che la cittadinanza, i cittadini dell'Aquila ne vengano a conoscenza e in qualche modo, voglio dire, ne tengano conto e anche chi si propone a dirigerci nelle prossime elezioni che dica qualche cosa rispetto a questa materia, se è una cosa che ritengono strategica, che è importante, che cosa vogliono fare. Voglio dire, ci dicono qualche cosa, no? Ora o mai più, no? Voglio dire. Sì, ingegner Alfonsetti, rischia di essere vanificato anche il lavoro del soggetto attuatore per le macerie, l'ingegner Giuseppe Romano, che fra l'altro ieri si è impegnato in prima persona per cercare di sbloccare la situazione. Ieri la pratica di Barisciano era la prima delle pratiche della provincia dell'Aquila e la discussione era prevista alle ore 18. Alle ore 18, anche prima, erano presenti fuori al Palazzo della Regione sia il sindaco di Barisciano, che è il soggetto attuatore dell'intervento, e sia il commissario per le macerie. Hanno parlato loro con il dottor Sorgi, hanno chiesto di discutere del polo tecnologico in serata. Purtroppo non è stato possibile invertire l'ordine del giorno e quindi verso le 20:30 la seduta è stata sospesa e siamo rimasti ancora molto male nel vedere che la seduta fosse stata sospesa senza indire una nuova giornata nella quale discutere questi progetti, per cui ad oggi noi non sappiamo quando il progetto potrà essere valutato e quindi anche il soggetto attuatore si è ritrovato, tra virgolette, messo da parte. A quali sono state le motivazioni per le quali il provvedimento non poteva essere valutato con la priorità che richiedeva? Questo oggettivamente lo ignoriamo, perché non riusciamo a capire quale può essere il motivo. Che ci sia probabilmente, voglio dire, una non voglia di portare Barisciano è stata comunque confermata dal fatto che era stata tolta dall'ordine del giorno e poi è stata rimessa successivamente. Per intervento del commissario. Quindi, però, in una situazione mettere in un giorno 45 pratiche è in ordine, voglio dire, di successione. Io non riesco a capire se ci sia o incapacità o ci sia malafede. Chiedo scusa perché, voglio dire, non se poi per discutere di un fotovoltaico, tra l'altro si fa intervenire un consigliere regionale, ci hanno detto, che ha parlato 45 minuti per parlare dell'aria fritta, quando noi qui comunque siamo ancora travolti, immersi e sommersi dalle macerie, allora, o c'è una incapacità su un servizio pubblico ed è grave, o c'è malafede e forse è ancora più grave. A questo punto qualcheduno non vuole o non ha interesse a portare avanti la soluzione del problema delle macerie all'Aquila. Me ne assumo le responsabilità, voglio dire, sono grande e grosso, per cui voglio dire, mi dispiace dirlo, ma a questo punto è oggettivo che questa persona è nella figura, voglio dire, dell'architetto Sorgi.
Per concludere, ingegnere Alfonsetti, dopo il parere del comitato VIA, che ci auguriamo avvenga nel più breve tempo possibile nonostante questi incidenti di percorso, quanto ci vorrà per portare in attività il polo tecnologico di Bariciano? Il progetto, una volta ottenuto il parere favorevole del VIA, dovrà avere l'autorizzazione integrata ambientale. Per quanto riguarda l'AIA, è stata già indetta una prima conferenza di servizi che si è svolta il 3 aprile scorso. E, una volta, ripeto, ottenuto il parere favorevole del VIA, potrà essere convocata una seconda conferenza dei servizi e quindi approvato il progetto definitivo. A quel punto potrà essere indetta una gara che prevede un appalto integrato con l'offerta di un progetto esecutivo e un'offerta economica. Il Comune di Bariciano valuterà le offerte pervenute e l'impresa vincitrice eseguirà i lavori. Abbiamo previsto due diversi interventi, uno per quanto riguarda il lotto 1 della discarica e un altro per quanto riguarda l'impianto di recupero, dal momento che hanno due gestioni separate. Per cui noi speravamo che nell'arco del a fine 2012 potessero essere già attivi gli impianti. Adesso, con i fermi per quanto riguarda l'autorizzazione, non sappiamo ad oggi quando potrà essere. Sarà una gara europea, quindi, per l'importo. Sì. È prevista anche la gestione assieme al. Sì, per quanto riguarda realizzazione e gestione o solo opere pubbliche, Sì, l'idea è quella di provvedere alla realizzazione e gestione sia dell'impianto che della discarica. E, poi di questo ne valuterà bene il comune che sarà lui a preparare la gara. Vi ringrazio.